Allora parliamone con Ray Morrison a questo punto. Ray, ben trovato, buona domenica. Buonasera, buona domenica a tutti, buonasera. No, Domanda di rito, vi conoscete? no, no. Dale. Io sono stato credo, ad alcuni backstage di Anton Giulio, però lei no, perché io l'avevo visti a Roma e non credo di averti visto, insomma. No, purtroppo non ci siamo mai incontrati, ma sicuramente possiamo creare un futuro, una futura collaborazione. Sono nate molte Certamente sì. collaborazioni con questo programma, quindi non vi preoccupate. Allora, Certamente. Andrea, rimani un attimo, ecco, non dico in disparte, insomma, vai a prendere un tè, io parlo un po' con il mio vecchio amico Ray Morrison. Ciao Andrea, dopo. A dopo. Ciao. Come stai, Ray? Tutto bene? Bene, tutto bene. Ormai ci siamo abituati a essere pazienti e ad aspettare, aspettare, no? Piano piano torneremo a Sì. pieni ritmi. Comunque, Senti, aspetta. Ray, io veramente quando ti ho intervistato qualche mese fa, sempre per Sunrise Pop, ho scoperto che tu non sei il classico fotografo, punto e basta, o il classico uomo copertina. Parlando della tua arte fotografica, tu sei un fotografo anomalo. E in cosa ti differenzi dagli altri colleghi? Beh, praticamente ho iniziato a fare nella moda e nel backstage una fotografia che comunque è inusuale, nel senso che si va a cercare un pochino più di foto reali, poco patinate, no? Diciamo, i Sì, difetti non vengono più nascosti, si dà una enorme importanza anche alla persona, quindi non solo più all'abito, alle emozioni dei backstage, non solo più al design. E questo quindi è, diciamo che è stata un po' la mia passione che poi ha portato le attenzioni, no? Anche di magazine importanti e quindi sono contento. Infatti quando Andrea prima diceva, beh, adesso la modella l'ho già fatta, magari è un po' tardi, io invece mi batto proprio per questo, perché questi stereotipi che possono essere di età, di forme del corpo, o no? Di difetti o di imperfezioni in altri casi vengano completamente, no? Abbandonati perché sono troppi decenni che imperano nel mondo della moda e della fotografia. giusto. Io so che tu avevi in mente di affrontare due progetti, uno, se non sbaglio, editoriale e uno di storytelling, dovevi anche partire per gli Stati Uniti. Hai realizzato qualcosa o è ancora tutto quanto da fare? Allora, negli Stati Uniti è andato avanti, praticamente era diciamo una copertina che era dedicata al mio mondo che sta fra stile, diciamo, e fotografia e arte, e è andato avanti, quindi proprio questa settimana uscirà in tutti gli Stati Uniti, in 51 stati, questa rivista che ha larga distribuzione, dove sarò in copertina, che si chiama Compulsivo. E che saluto fra l'altro. Quindi sarà una cosa molto grande e che è capitata a pochi italiani, insomma, negli anni di avere una copertina su larga distribuzione. Quindi sono molto molto contento. Quindi quel progetto è, ecco, adesso starà in edicola per 3 mesi in tutte le edicole, in tutti gli stati, quindi sono contento. Mi è dispiaciuto però non poter andare perché sarei dovuto andare al lancio della rivista, insomma, e a fare piccolo tour, nel senso, in alcuni punti di Promozionale, vendita, certo. per autografi, eccetera. Però, è andato avanti. Va bene. Senti, tu hai sempre evitato l'immagine perfetta, se vogliamo, no? E a questo punto, cosa cerchi quando dai vita ad uno scatto? Non c'è mai un programma, però sicuramente non vado a fare uno scatto uguale all'altro, nel senso che dipende dalla situazione in cui mi trovo, no? Dipende dalla persona che ho davanti, dipende dalle luci, dalla location, da tutto, e cerco di costruire un'immagine interessante e diversa con i mezzi che ho.
insomma, e con le persone che ho intorno, con la modella che ho intorno, il modello, quello che sia. Quindi diciamo che non rispetto nessun tipo di regola che scolasticamente, no, nei corsi di fotografia viene trasmessa, né nelle luci, né nelle regole dei terzi. Ci sono delle regole di composizione, delle regole particolari in fotografia che non seguo affatto. Bene, Mi ricordo questa che fa. Prego, 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 finisci. scusa, scusa. Uno dei miei, diciamo, professori che ho avuto, Sullivan, che era è un fotografo statunitense, appunto concordava con me sul fatto ecco, che sia un errore grossissimo quello nelle scuole di fotografia di sminuire i telefonini, eccetera, perché le inquadrature, le idee possono venire anche, no, con un bambino che sta facendo delle fotografie, no, col suo cellulare, può avere delle idee migliori di un fotografo che ha studiato tanto tempo. Quindi è un po' quello che diceva anche Giulia, una certa intuitività, semplicità e arte al momento va lasciata spontanea Insomma, per creare certo. il tuo stile, creare la tua firma. L'immagine va rubata, poi se lo scatto, riusciamo così a renderlo ancora grande con una macchina fotografica o con un cellulare, l'importante è che si blocchi l'immagine per farla passare alla storia. E, senti, la rinascita, vorrei farti questa domanda un po' poetica. La rinascita tanto auspicata, passerà anche attraverso la fotografia, l'arte della fotografia. Rinascita, tu dici dopo la pandemia o rinascita? No, rinascita. Il nuovo rinascimento anche dopo la pandemia, soprattutto. Ha un nuovo rinascimento? Io spero di sì, spero che anche la fotografia possa rinnovarsi in maniera molto decisa, e la fotografia di moda, che è un po' il mio settore, credo che abbia proprio bisogno di rinnovarsi. Ci sono delle copertine che si ripetono da decenni, non so che ne pensa per esempio Anton Giulio, però se guardiamo per esempio un Vanity Fair che ultimamente sta facendo delle copertine straviste, eccetera, non credo che ci sia bisogno di fare qualcosa di nuovo, ma non so se il mercato e la moda, i compratori, i buyers e tutti sono pronti per un rinascimento, per esempio, nella fotografia. Senti, Ray, così oggi si parla sempre di fashion, ma quell'oggetto è un oggetto fashion, quel capo d'abbigliamento è fashion. Spesso, secondo me, secondo il mio modesto parere, si abusa di questa parola. Tu come la vedi? Ma soprattutto, si può spiegare cosa sia il fashion? Beh, secondo me anche nel fashion è stato fatto passare, no, che chi ha il potere, quindi i magazine più importanti o alcuni stilisti storici, potessero dire cosa è bello e cosa non è bello, cosa è fashion, cioè di moda, e cosa non lo è, e cosa devi indossare per sentirti a posto, no? Quindi diciamo che anche la parola fashion probabilmente andrebbe reinventata in maniera un po' più personale, e quindi gli utenti possano, diciamo, recepirla su se stessi in maniera più personale, cioè che sentano dentro di loro che cosa è per loro fashion, che cosa è per loro giusto, che cosa è per loro il bello. Io vedo, per esempio, io sono cresciuto un po' al Pitti Uomo, no? E lì andai alle prime due edizioni e vidi dei personaggi che si riproponevano dopo 6 mesi allo stesso modo, perché magari quel fashion o quel look funzionava. E l'ho trovato molto sbagliato, perché significa non essere se stessi, ma no, trovare delle garanzie tramite un fashion che è stato timbrato e approvato da qualcun altro. La cosa va vissuta personalmente. Quindi come si dice, la moda non va seguita, ma va inventata, se vogliamo. E quando al mattino, ecco, dopo aver fatto colazione, esci da casa e apri il tuo armadio, dato che i tuoi outfit fanno il giro del mondo, io ti chiedo, che cosa ti
ti passa per la mente? Cosa ti influenza? Ecco, cosa influenza la scelta di un outfit al mattino quando vai per il mondo? Diciamo che a me piace mettermi a rischio, quindi piace vestirmi o elegante, quindi si chiama dandy style, no? O hip hop, o più d'avanguardia con dei volumi destrutturati o delle forme destrutturate, quindi non ho una regola. Però quando vado ad assemblare i capi, diciamo che quello che cerco, sì, è sempre una certa armonia né cromatica, quindi nei colori e nei volumi. Quindi credo che il consiglio sia che per tutti il miglior amico debba essere lo specchio dove tu praticamente guardi un po' le forme che vengono fuori nell'assemblare più stili o comunque più volumi e più colori e puoi riuscire insomma, no? A trovare una cosa interessante. Ecco, quindi non c'è una regola. Apri l'armadio e provi a creare armonia. L'armonia, questa è una cosa molto bella, ecco, provi a creare armonia, secondo me è la chiave di lettura per tutte le arti. Prima abbiamo parlato di tecnologia, se non sbaglio, anche di macchine fotografiche, ma a questo punto, beh, la domanda io te la faccio molto volentieri, perché molto spesso, ecco, io non godo di autostima dal punto di vista del video e della macchina fotografica, quindi mi affido a Photoshop. Ma assolutamente, io non faccio né il modello né il fotografo, ma Photoshop o comunque questi programmi per i software, questi software, alterano la bellezza delle modelle o lo stile del fotografo? Io Photoshop non sono un appassionato e quindi lo uso pochissimo, però con Photoshop puoi fare di tutto, quindi chi sa usarlo e ci vogliono anni però per imparare può dare valore sia al fotografo che nel senso ti puoi dare valore come fotografo cambiando lo scenario, cambiando lo sfondo, cambiando i toni o valorizzare la modella, quindi in realtà puoi fare tutto. Però credo che questa cosa non sia più una fotografia, ma sia un'opera grafica a quel punto. Anche E credo che non ci sia neanche bisogno, perché credo che ci sia tanta bellezza, ovunque, ovunque, se si riesce a leggerla, se si riesce a vederla. Quindi ci possa essere bellezza in ogni volto o in ogni situazione. Quindi io non sono un autore del Photoshop. Però senza dubbio puoi valorizzare tutto, sia il fotografo che il modello, che il vestito, per esempio, no? certo. Domanda per tutti adesso, insomma, sarà il mood di questa nuova edizione. Cosa bolle in pentola? Cosa ci dobbiamo aspettare da questi grandi ospiti? Lo chiediamo. Allora, Giulia Lopetti, io intanto Ray ti presento un'attrice che ha portato la bandiera italiana nel mondo. Giulia, Eccoci, mi hai conosce qualche benissimo domanda? lei. Avete Beh, in qualche realtà domanda da porvi? siamo amici e ci conosciamo con Giulia. Esatto, siamo super amici, Ray. Ok, allora Vabbè, Giulia, intanto aspetto dimmi. delle fantastiche fotografie tue, Giulia, per metterli, tu sai Io mi dove, scordo sarà sempre. fighissimo. Poi Grazie. ti mando delle anteprime. Ok. Allora Giulia, insomma, il Chuck è pronto per farsi sentire. Abbiamo delle novità, puoi anticiparci qualcosa? Allora, diciamo che in questo momento ho dei progetti in cantiere qui a Los Angeles, sono due TV show, uno scritto da me e quindi adesso sono in una fase di pre-produzione, quindi vediamo un po' come va anche con la riapertura o meno di Covid, vediamo che succede e poi ho dei progetti in Italia anche come protagonista di alcuni film indipendenti, quindi questo è molto, molto, sono molto contenta di questo e poi io ho comunque un po' di lavoro mi occupo anche di social media, quindi lavoro assiduamente con i social media, con i miei progetti, sai, mi piace il face yoga, quindi sto espandendo un pochino la parte del face yoga e penso di creare un programma un po' più specifico per le persone e questa cosa mi diverte moltissimo. Quindi sì, ci sono tanti progetti e non vedo l'ora, sono entusiasta.
Senti, di solito una cosa che in questo momento è esplosa in America arriva in Italia dopo un mese, 2 mesi. C'è qualcosa che ci dobbiamo aspettare dall'America? Che dire, in questo momento c'è un po' di stallo nelle novità. Diciamo Però che su internet non c'è nessuno stallo. una novità a livello magari di platform, c'è stato Clubhouse che adesso sta spopolando anche in Italia e che era, diciamo, è da un po' qui in America. Quindi questa è un'altra novità. Poi più che altro, ecco, a livello forse di tecnologia e di platform al momento, perché nel frattempo qui abbiamo la possibilità di riaprire un pochino, quindi a differenza magari vostra che state entrando in una chiusura adesso, si sta più focalizzando qui sulla riapertura, quindi anche magari la riapertura dei cinema, quindi riniziamo con le premiere e tutte queste parti che adesso purtroppo in Italia non è possibile fare, quindi la vedo insomma un po' così, non lo so che cosa possiamo darvi in questo momento. Allora, se l'America ci dà sempre delle novità che poi arrivano in Italia, se voi state riaprendo, sicuramente arriverà anche la moda della riapertura anche in Italia. Esatto. Giulia, io ti auguro tutto il bene di questo mondo, che tu possa continuare così, a portare sul grande schermo la tua bellezza e la tua arte. Grazie per aver accettato il nostro invito. Un Grazie. abbraccio. Dall'Italia, un abbraccio dall'Italia, che possa arrivare a Los Angeles con tutto il calore che noi italiani siamo capaci di dimostrare. Grazie, Grazie. Esatto. Ciao, grazie un abbraccio a infinite. tutti. Ciao, Raimondo. Ciao, 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 ciao. Giulio, Andrea. Ciao, grazie. Re, allora, ciao. Allora, Re, volevi chiedere qualcosa al maestro Anton Giulio Grande? Adesso te ne do l'opportunità, maestro. Non lo vedo. Allora, intanto faccio i complimenti Eccomi. a Re che crea delle cose bellissime, veramente originali. E poi volevo una nota un po' triste, però penso che sia doveroso. Tu hai scelto 4 ospiti che facciamo entrambi la moda, chi le foto, la modella, l'attrice, eccetera, eccetera. Di ricordare un grandissimo che è andato via oggi, che era Giovanni Castel, che penso che sia una persona che ha reso la fotografia del Made in Italy famoso in tutto il mondo. Quindi, insomma, mi sembrava doveroso proprio noi quattro che, insomma, siamo legati a questo mondo del fashion e della moda, di ricordarlo con un pensiero da parte di ognuno per tutte le cose belle che ci ha regalato la sua arte. Cosa ne pensi, Ray? Assolutamente, io non l'ho mai conosciuto di persona, ma mi aveva mandato la sua stima, nel senso mi aveva scritto che insomma, stima per il mio lavoro e le fotografie senza neanche conoscermi, cosa che nella sua posizione diciamo non era né tenuto né Un uomo certo d'altri possibile. tempi, vero? Io l'ho conosciuto Esatto. come un uomo molto galante, al di là del talento, era una persona veramente gentile, raffinata, colta, come infatti questo episodio che stai ricordando tu lo testimonia. Scusami se ti ho interrotto, scusami. Assolutamente, assolutamente, quello che un po' io cerco no, di trasmettere nella moda, di essere sempre carino ed educato con tutti, da chi pulisce il bagno a chi, no, alle persone più importanti, e allo stesso modo lui era così a quanto anch'io ho recepito. Quindi sono Guarda, rimasto molto scioccato io nel anche mio perché piccolo posso sì. dirvi, avendo anche, no, perdonatemi, avendo anche incontrato, grazie a di tutto, ma anche alle testate radiofoniche con le quali ho collaborato, ho incontrato molti grandi della musica e vi posso assicurare che quanto più in alto si va, più umiltà si trova. E quindi è una regola che vale dappertutto e sicuramente questo artista che state ricordando avrà insegnato anche questo. E quindi è giusto, anzi, vi ringrazio, maestro, per avermi permesso di impreziosire questo programma anche con questo ricordo molto Mi sembrava importante. doveroso perché tu hai scelto 4 persone che facciamo 4 mestieri diversi, però abbiamo un comune denominatore che è appunto la moda. Quindi Giulia è Bene. attrice, però ha iniziato come modella, Andrea è modella, Ray notissimo fotografo internazionale, eccetera, eccetera. Quindi insomma mi sembrava doveroso ricordare questa personalità che ci ha lasciato prematuramente a causa appunto di questo maledetto virus. Va Tutto qua. bene. Senta, una domanda, una mia curiosità. Esiste ancora il divismo?
Sì, ma secondo me è cambiato, è mutato nel tempo. E chi lo è veramente, secondo me, non si sente diva. Tutte queste dive, tra virgolette, che si sentono tali in Italia, sono fine a se stesse, insomma. Quindi, secondo me, le dive è cambiato il sistema. Adesso un'attrice parla con i social, si mostra anche dissabilié, si mostra anche senza trucco, facendo vedersi nelle sue attitudini normali. Magari 20, 30 anni, 40 anni fa questo era inconcepibile, la diva veniva solamente paparazzata, veniva solamente vista come qualcosa di irraggiungibile, non esisteva nei social, nelle copertine dei giornali. Adesso è diventato tutto più fruibile, non so se è un bene o se è un male. È un Comunque, male. secondo me quel tipo, secondo me, sì, anche secondo me, quindi quel tipo di divismo fino a 20 anni fa, adesso secondo me non esiste più. Esistono delle grandi star con un grande talento che magari vivono una vita anche normale, si fanno vedere anche nelle loro attività normali, si riprendono con delle dirette televisive nelle loro case, nelle loro camere da letto, nei loro giardini, con i figli, facendo delle attività normalissime come fare sport. Anni fa questo era inconcepibile, che tu vedevi la diva, inavvicinabile, irraggiungibile, solamente fotografata da grandissime, con delle copertine straordinarie, con degli abiti costosissimi. Insomma, avevano anche un atteggiamento diverso che magari gli veniva suggerito a loro, del loro presagente, eccetera, eccetera. È cambiato molto il divismo, secondo me. Va bene, maestro Anton Giulio, io mi auguro di incontrarla quanto prima perché è una bellissima persona e Grazie, veramente lo grazie. dico. Io la ringrazio per aver accettato il nostro invito, nonostante i suoi impegni, perché come ho detto, la moda, d'accordo, non ci sono le sfilate, ma il web ci permette anche di presentare al mondo, quello che l'Italia sa fare e lo fa bene. Io la saluto e la ringrazio. Grazie, grazie solo per gli ospiti che mi hanno corredato questa bellissima intervista. Grazie, a Ricordiamo presto. il suo sito, però. Sì, Anton Giulio Grande, il mio nome. Il mio marchio è AGG, ho due marchi, AGG e Anton Giulio Grande, facilissimo il mio nome di Ok. battesimo. Grazie, Grazie, Fito, e buona grazie, domenica. buona Grazie, serata. grazie, grazie. Ciao, Antonio. Allora, incontriamoci di nuovo con Andrea Durma. Andrea, vediamo un pochino di portare in porto, scusate il gioco di parole, questa bella puntata. Quindi Andrea, eccola qui, grazie a Gino Brotto in regia. Insomma, conoscete? Domanda d'obbligo. Sì, ci siamo Due conosciuti 10 minuti fa. siamo già conosciuti e quindi presto. Allora, ragazzi, voi siete giovani, avete una vita davanti, mi raccomando, spendetela bene. Andrea, come possiamo seguirti? Guarda, io sinceramente non sono tanto social perché non faccio tante dirette. E c'ho la pagina Facebook Andrea Duma e l'Instagram, però comunque rispondo se mi scrivono. Poi io sono una che in realtà preferisco parlare davanti a un caffè face to face. Magari si potesse, magari si potesse. Ci sarà. Andrea, hai qualcosa da suggerirci nell'immediato? E cosa vi posso augurare? Solo il meglio, che tutto finisca al più presto e che riusciamo a incontrarci veramente anche a mangiarmi una pizza in a Roma, così almeno torniamo a essere umani, che è quello che ci manca, il calore, l'abbraccio e purtroppo ci manca tantissimo. Altro non so cosa dirvi, sono un po' emozionata. No, tranquillissima, tranquillissima. Assolutamente, sono io che faccio un po' troppe domande. Andrea, grazie per aver accettato l'invito. Un abbraccio e auguri ancora per il tuo nuovo impegno da mamma. E quindi veramente ti abbracciamo con tutto l'affetto di questo mondo. Grazie, Andrea. Grazie a voi, buona serata. Ciao Andrea. Buona serata. Raimondo, allora, anche per te. Che cosa c'è nell'immediato? Insomma, cosa possiamo rubare nel termine, rubare, ovviamente vado a prendere l'accezione positiva di questo termine. Insomma, dici qualcosa. Beh, dunque, molte cose sono legate ai viaggi, spero in 3-4 mesi, no? Con la campagna vaccinale, no? Che crescerà, speriamo, ecco. Ci sono dei shoot, dei foto, dei, insomma, servizi fotografici a Los Angeles per un nuovo magazine lì, che è un buon magazine, quindi abbiamo dei progetti là.
In attesa qua continuerò ovviamente a fare ritratti, fotografie, poi vedi, c'ho una maglietta Ma quello te lo volevo chiedere, infatti. che è la campagna My Voice a cui abbiamo dato vita con Alessio Musella, che è un editore di Milano e che sta partendo ora e diciamo che metterà qualche gadget nella moda per ricordare quotidianamente a tutti quanto l'inclusione, no? L'inclusività, l'inclusione, la diversità, eccetera, siano, no? Valori da rispettare, siano campi su cui lavorare. E quindi abbiamo pensato di, ecco, di iniziare a parlare anche con dei capi, con degli oggetti o degli accessori, piano piano. Va bene. Ray, un abbraccio, grazie, grazie anche a te per averci dedicato un po' del tuo tempo. E la nostra missione era Grazie quella di parlare di arte, e ovviamente la vostra è un'arte, e accarezzare un pochino una Italia che da domani sarà ancora più sola. Grazie infinite, Grazie, grazie a voi, grazie Tommaso. Ray. Ciao, 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 ciao amico mio. Allora, abbiamo portato in porto, come ho appena detto, questa prima puntata della nuova edizione di Sunrise Pop. Saluto e ringrazio Walter De Rico, il nostro direttore, la regia di Gino Brotto, un programma a cura della redazione di tutto. Ringrazio la meravigliosa, bellissima, bravissima Patrizia Faiello per aver coordinato i nostri ospiti. Ufficio stampa di tutto in collaborazione con Lorenzo Tiezzi Comunicazione. Vado a leggere un pochino di partner come Lecce Video, Inondazioni.it, Silver Music Radio, Music Records Italy, Alla Discoteca e poi i nostri ospiti che hanno impreziosito il nostro pomeriggio. Questa puntata, ricordiamo, in questo momento ci state seguendo in diretta, sono le 19:22, ma questa puntata sarà trasmessa domani 15, in prima serata, dall'emittente televisiva Mediterranea TV sui canali del digitale terrestre 214 e 698 per la Puglia, mentre per la Basilicata, scusate, per la Basilicata 623. Ho fatto un po' di confusione, mi perdonerete. 214, 698 per la Puglia, 623 per la Basilicata. E in streaming su Mediterranea TV, 698.com e mediterraneatv.it. Ok, ce l'ho fatta. Da Tommaso Barone, alla prossima. Grazie infinite a tutti i nostri sponsor, a tutti i nostri muscoli, ma soprattutto grazie a tutti quanti voi.